Quali informazioni contengono i papiri carbonizzati di Ercolano? Cosa potrebbero rivelarci di quel remoto passato? Dai Borbone a oggi sono stati fatti molteplici tentativi per srotolare quei reperti e leggerne il contenuto, finché un fisico napoletano non ha avuto una geniale intuizione. Pare che il nostro bel paese abbia il più grande patrimonio artistico e culturale al mondo. E pare che parole quali bello, arte, cultura, in realtà siano in grado di generare profitto. Esiste un indice, il RAC, capace di indicare il ritorno economico della bellezza. Abbiamo intrapreso un viaggio proprio tra le pieghe di quella bellezza per scoprire le storie di uomini e donne che ogni giorno contribuiscono a salvaguardare e rendere unico il nostro patrimonio. È la curiosità che muove il ricercatore, sia in campo storico, artistico, che in campo della fisica o delle scienze cosiddette dure. Questo cammino oggi ci porta a Napoli e nella sua provincia, ma non tra le mura di Santa Chiara o del Maschio Angioino, non in un luogo che trasuda storia e passato. Questo viaggio ci conduce in un luogo che guarda al futuro, il CNR di Napoli. È qui che abbiamo incontrato Vito Mocella. Grazie al suo contributo, archeologi e studiosi hanno potuto scoprire cosa fosse contenuto in alcuni papiri ritrovati circa 260 anni fa presso gli scavi di Ercolano. L'Italia possiede un patrimonio artistico molto considerevole, fra i più importanti senz'altro del mondo, quindi è assolutamente normale che i ricercatori italiani siano coinvolti nella valorizzazione di questo patrimonio. Il concetto innovativo della nostra attività di ricerca è quello di aver mostrato per la prima volta che è possibile leggere all'interno di questi papiri con una tecnica non invasiva, grazie a una tecnologia particolarmente sofisticata che fa ricorso a luce di sincrotrone. Quindi siamo riusciti a mostrare che è possibile accedere all'interno di questi rotoli e individuare il testo. Abbiamo utilizzato una tecnica denominata tomografia in contrasto di fase, che è un'evoluzione della classica TAC in ambito medico che tutti noi conosciamo. Grazie ad essa possiamo anche vedere dettagli molto più fini. Questo perché la tecnica non è semplicemente sensibile alla differenza di assorbimento, che in questo caso non sarebbe in grado di evidenziare la scrittura, poiché l'inchiostro è a base di carbone e il papiro è carbonizzato a sua volta, e quindi per poter evidenziare il testo abbiamo fatto ricorso a questa tecnica, che è sensibile a debolissime deviazioni della luce nell'attraversare la materia, e in particolare nel nostro caso alle leggerissime deviazioni che subisce dal rilievo che le lettere hanno sulla superficie del papiro. Quando Mocella comunica ai suoi colleghi di Grenoble di voler applicare quella tecnica per riuscire a leggere il contenuto dei papiri di Ercolano, raccoglie reazioni di entusiasmo, ma anche di velato scetticismo. Perché? Eppure erano stati gli stessi francesi a usarla per visionare la morfologia interna di alcuni fossili. Il fatto è che quella di Mocella era una scommessa. Si basava sull'idea di spingere al limite il potenziale di quella tecnica di imaging. Questa tecnica esiste da una quindicina d'anni. Fino ad ora non era stata mai utilizzata in ambito, se vogliamo, archeologico in generale, in ambito molto specifico come quello dei papiri ercolanesi. Anche nel caso dei fossili la tecnica individuava la morfologia interna dell'oggetto. Nel nostro caso noi non vogliamo semplicemente andare a studiare la morfologia interna del papiro carbonizzato e compresso dal materiale vulcanico. Vogliamo anche accedere a un'informazione molto specifica, molto particolare, che poi è il testo a cui siamo interessati. Con tale tecnica noi abbiamo effettuato un'analisi stilistica della scrittura fino a poter attribuire sicuramente come stile al primo quarto del primo secolo a.C. e tentare anche un'attribuzione a Filodemo di Gadara, che era il filosofo iniziatore di questa scuola epicurea che aveva sede ad Ercolano. Vito Mocella, abituato a procedere secondo un metodo scientifico,
prima di applicare la tecnica di imaging ai papiri di Ercolano, si è informato sui metodi utilizzati in precedenza. Ha così scoperto una storia affascinante, fatta di tentativi più o meno fruttuosi, avvenuti nel corso dei secoli, da quando furono realizzati i primi scavi ad opera di Carlo di Borbone. Mocella ci conduce nel luogo che oggi conserva la memoria di quella storia, custodisce i papiri ritrovati e ospita studiosi provenienti da tutto il mondo che vogliono analizzarne i contenuti. Questo luogo è l'Officina dei Papiri. L'Officina dei Papiri è la sezione della Biblioteca Nazionale di Napoli dedicata alla conservazione e allo studio dei papiri. L'Officina dei Papiri nacque nel Museo di Portici. Questo Museo di Portici è stato a lungo il posto dove, oltre ai reperti, venivano portati anche i papiri che vennero alla luce fra il 1752 e il 1754. Camillo Paderni, custode del Museo di Portici, fu il primo che tentò di leggere il contenuto dei papiri ercolanesi. Applicò un metodo che è stato chiamato metodo della scorzatura, con cui raschiava la parte interna del rotolo per recuperare la parte esterna, comunemente chiamata scorza, dove era contenuto il maggior numero di righe di scrittura. Venivano trascritte le lettere e poi si procedeva alla raschiatura dello strato per andare a uno strato successivo. Chiaramente questo sistema fu presto abbandonato perché distruggeva completamente il materiale e non si poteva controllare l'esattezza della trascrizione fatta. Padre Antonio Piaggio delle Biblioteche Vaticane venne a Napoli proprio con lo scopo di mettere a punto una tecnica di srotolamento di questi papiri. Questa macchina funzionava con un sistema abbastanza semplice, infatti dopo aver in qualche modo rinforzato la superficie esterna del papiro mediante delle strisce di battiloro, l'abate srotolava prima il rotolo, dopodiché lo riarrotolava su un cilindro che era nella parte alta della macchina. La tecnica ebbe un certo successo, una tecnica estremamente lenta di pochi millimetri al giorno di srotolamento, tale da consentire sui papiri il migliore stato di conservazione. Insomma, è una tecnica che per l'epoca era estremamente, potremmo considerare, sofisticata. Negli anni le tecniche si sono succedute fino a cavallo fra gli anni 70-80, una tecnica più moderna, cosiddetta di Oslo, sviluppata quindi da norvegesi, in cui solventi, diciamo, tecniche di Sol-Gel penetravano all'interno del papiro e ne consentivano uno srotolamento sempre meccanico, più o meno dolce. Questo metodo consisteva nell'inumidire la parte con un miscuglio di gelatina e acido acetico in proporzioni diverse a seconda del tipo di materiale su cui si andava ad operare e poi ricostruire mediante un sistema che rassomigliava un poco a un puzzle la superficie del papiro che si era, su cui si era operato. Appare curioso come la storia della conoscenza contenuta nei papiri dell'antica biblioteca e quella della scoperta dei resti della città sepolta, Ercolano, sembrino viaggiare di pari passo. Si è proceduto nel corso dei secoli per tentativi, passo dopo passo, provando a far riemergere frammenti utili a ricostruire un lontano passato che ci affascina, ma che a tratti ci sfugge. Molto materiale deve ancora emergere e tanto altro potrà raccontarci. La porzione proprio della Villa dei Papiri, che è fisicamente anche visitabile e scoperta, è soltanto una parte molto limitata appunto di un complesso gigantesco che era articolato almeno su tre livelli, quindi due in più rispetto a quello che si poteva desumere soltanto dalle planimetrie settecentesche. La storia degli scavi di Ercolano ha conosciuto essenzialmente due grandi stagioni. La prima è quella dell'esplorazione per gallerie sotterranee e pozzi di discesa praticata nel Settecento, nel periodo borbonico, e che portò alla scoperta, ma non appunto alla messa in luce, di grandi monumenti quali la Villa dei Papiri, il teatro e altri edifici della città. La seconda grande stagione è quella legata essenzialmente alla figura di Amedeo Maiuri, soprintendente della
Campania e dei vari siti vesuviani, tra cui Ercolano, che tra il 1927 e il 1960 portò alla luce quello che ancora oggi costituisce essenzialmente il parco archeologico ercolanese. La progressiva scoperta e la conoscenza di quel remoto passato, dunque, sono avanzate sotto la spinta della curiosità intellettuale e dell'amore per la cultura di alcuni uomini che si sono alternati in quella faticosa ricerca nel corso dei secoli. I primi furono proprio i Borbone. I Borbone finanziarono anche la costituzione dell'Accademia Ercolanese, che era quella che formata da filologi che dovevano interpretare gli scritti che venivano fuori dai papiri di Ercolano. Carlo di Borbone, divenuto re di Napoli dopo secoli di viceregno, comprese che anche attraverso la cultura il proprio regno, diciamo il regno di Napoli, che era un regno medio nell'Europa dell'epoca, poteva assurgere, diciamo, a un ruolo di primaria importanza, quindi investì sulla cultura, certo il San Carlo da un lato, ad esempio, ma gli scavi di Ercolano e Pompei furono quelli che senz'altro gli diedero la fama maggiore e fecero acquisire una fama prima sconosciuta al Regno di Napoli in tutta Europa. L'ultimo tassello di questa storia, fatta di uomini che si sono spesi per riconsegnarci i segreti dell'antica Ercolano, è il lavoro del dottor Mocella. I papiri che Mocella ha reso leggibili sono un tesoro inestimabile per gli studiosi che giungono all'Officina dei Papiri da ogni angolo del mondo. Queste sono molto interessanti anche per la storia della filosofia ellenistica, che è per la più parte andata perduta a causa della mancanza di copie dei testi. Ma adesso, attraverso le nuove tecnologie, possiamo recuperare molto di più di questi papiri, che sono quasi gli unici che ci danno questa filosofia epicurea in particolare. Se devo pensare alle prospettive che la ricerca e la cultura hanno in questo paese, non posso che augurarmi che siano positive. Le aspettative di questo progetto sono evidentemente molto elevate, perché l'aspettativa è quella di poter accedere e leggere le centinaia di papiri che sono conservati presso la Biblioteca Nazionale di Napoli e ritrovare testi filosofici e letterari finora sconosciuti. Mi auguro che in futuro ci sia una svolta e una tendenza a valorizzare il nostro patrimonio, un po' come avvenne appunto all'epoca di Carlo di Borbone, che anche il nostro paese comprenda che l'investimento in cultura e ricerca è uno dei modi che abbiamo per valorizzare l'enorme patrimonio a nostra disposizione. Nel ripercorrere questa storia, che racconta un lontano passato, ma impiega ricerche e studi che guardano al futuro, abbiamo incontrato anche giovanissimi linguisti, papirologi e ricercatori del CNR. Ascoltando le loro parole e guardando i loro volti, capiamo quanto sia fondata la prima affermazione con la quale ci ha accolto Vito Mocella. A spingere l'umanista come l'uomo di scienza sono la curiosità e la capacità di guardare lontano, ma anche forse la capacità di guardare il proprio territorio, riconoscendone la ricchezza. Sono Silvia, mi sono laureata in fisica all'Università Federico II di Napoli. Mi chiamo Sara, sono linguista e lavoro sulla ricostruzione di ruoli latini. Sono Stefano, sono un fisico laureato all'Università Federico II di Napoli. Attualmente mi occupo di spettroscopia Raman. Sto iniziando a collaborare al progetto di studio dei papiri e contemporaneamente mi occupo della mia attività di ricerca, dello studio e della caratterizzazione di cristalli fotonici. A breve farò anche un periodo all'estero di formazione. Chiaramente la mia ambizione è quella di ritornare qui in Italia, a Napoli, per portare insomma le nuove conoscenze e continuare la mia attività di ricerca nella mia città. I nostri laboratori operano molti giovani, alcuni laureandi, altri dottorandi, altri postdoc, e d'altra parte riposa anche su di loro
la nostra speranza di poter andare avanti nel futuro, di riuscire a leggere svariate centinaia di rotoli presenti alla Biblioteca Nazionale, e sarà solo grazie al loro entusiasmo se potremo andare avanti con questa ricerca.